Orazio, finalmente ti incontro di persona. Ci siamo sentiti quest'inverno, tu eri a Cuba al sole. Via internet, sì, sì. Esatto, però finalmente, come promesso, riesco a conoscerti di persona. Sì, ho partecipato oggi al tuo primo camp dopo un paio d'anni di astinenza totale. Com'è stata l'esperienza di rivedere il pubblico? Tanto per cominciare. Boh, noi non siamo un po' il pubblico, no? Noi siamo tipo una famiglia, i batteristi sono una razza, che siamo una famiglia, siamo gente appassionata per questo, questa meraviglia qui che io la chiamo il parco di divertimento. Infatti no. Mi ha colpito molto prima, quando nella clinica ne parlavi, dicevi questa è la mia... È il mio giocattolo, dove io ho notato anche il fatto che finita la giornata tu ti sei rimesso qua di nuovo a suonare, non ti stanchi mai, si vede che hai proprio questa passione innata. È infinito, è una strada infinita, veramente infinita, e più pensi che te vai, che ti accerchi alla luce, quella dentro del tunnel, e più la luce va indietro. Raccontami, prima hai parlato di quando studiavi a Cuba da bambino, che vivevi in un appartamento, mi racconti com'era? Sì, Cuba è unica, no? Io ho studiato, come ti dicevo, in un appartamento di un terzo piano, e la batteria si sentiva tipo tre, quattro blocchi, i miei amici sapevano se io ero a casa o no. Che sempre ero a casa, da che ho scoperto la batteria, prima era proprio un disastro. Uff, anzi tutti hanno detto meno male, meno male che questo ha trovato qualcosa, che il rumore non importa. Esattamente, mia mamma aveva paura di andare al mercato, per il rumore, e veniva e mi diceva: figlio mio, fermati un po', per carità, fermati. No, mamma, no, io sono matto, innamorato della batteria, matto, io mi piace, devo studiare, sempre lezioni, cose. E lei, madonna, andava al mercato con paura e la gente le diceva: lascialo lì, se sente che migliora. Noi sentiamo, i miei vicini le dicevano a mia mamma, noi sentiamo che lui migliora. Così sono stati anni. Questa è una cosa anni, pazzesca. Esatto, dalle, non so, da 12 anni fino a 18, 17, 18. Tanti anni a torturare ai miei vicini, io li ho torturato. Sì, sì, e tutti come il primo giorno. Chiaramente Cuba è un paese avvolto dalla musica, dalla passione per la musica, sì, per il ballo, sì. Però hai avuto anche una famiglia che ti ha supportato in questo, no? Cioè hai avuto una spinta a poterti esercitare, davvero ti dico che anche loro, anche la mia famiglia sono stati contenti quando io ho trovato la batteria, meglio che stare. Io sono stato un bambino pazzo proprio, forse anche di grande, no? Ma da bambino sicuro. È andata bene, insomma, che hai trovato la batteria. E tu hai fatto degli studi tradizionali, mi avevi raccontato anche nell'intervista precedente, che peraltro per chi la volesse sentire è nel podcast Suonare la batteria, quindi abbiamo chiacchierato per un'oretta molto carina. Tu mi hai raccontato che hai suonato soprattutto, hai studiato con un metodo solo, con quello di Jim Shepin, fatto in mille modi, lavorato sulla parte rudimentale, sull'applicazione della clave, sul metodo Jim Shepin. È stato quello il tuo studio principale? Quello è stato una delle vie, no? Quello è stato la spiegazione didattica, tipo, no? La spiegazione scritta che abbiamo trovato per ma era più basato nella ritmica afrocubana, no? Il Jim Shepin è basato nel fraseggio di jazz. No, noi abbiamo preso da Jim Shepin la... come si può dire? C'è una parola, la maniera di insegnare, esatto.
non sì, la, non, le, non le parole, la maniera di scrivere le parole. E da lì Santiago Reiter, mio maestro, ha iniziato a lavorare con la cascara qui e la clave qui, e dobbiamo muovere la casa su tutti gli ottavi, tutti i sedicesimi, no? Tecnica, tecnica di coordinazione. Che poi Jim Shepin, il libro di Shepin, è comunque già un libro di per sé. È una Bibbia. Sulla, sulla Bibbia. Coordinazione. Esatto, la Bibbia. Qual è la Bibbia della coordinazione? Il primo, e ancora rimane il libro, se tu vuoi studiare jazz, quello è il primo libro che devi avere, senza dubbio, ancora. Prima hai citato anche un metodo di letture di Louis Belson. Se non sbaglio è Modern Text Reading, che lo facevi in vari reading. Modi, perché esatto. Mi hai raccontato già la volta precedente che la lettura l'hai imparata subito. Sei stato veloce. La lettura sì, ma questo è stato il mio maestro, che mi ha insegnato che lui ha una pedagogia, ha avuto una pedagogia così bravo, bravo, che mi ha insegnato a leggere in una lezione, questo signore in una lezione mi ha insegnato a leggere. E noi avevamo il primo libro, il libro del primo anno della scuola, è un libro che si chiama Buddy Rich, che io non so se voi lo conoscete, perché mi sa Modern Snare Drum Rudiments, quello, quei rudimenti. Ma è vero, sì, mi sa che è quello dei rudimenti, però noi avevamo soltanto la parte di lettura. Ah, ok, la parte delle letture con i rulli misurati, queste cose. Esatto, sì. Che c'ha i rulli lunghi, sì, sempre, sì, 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 sì. E la lezione 14, quella più tosta, avevamo soltanto la parte di lettura. E allora con quel libro lì lui mi ha insegnato a leggere in una mi ha dato la prima lezione di lettura, e io sono venuto la prossima lezione domani tipo con la lezione 8, no? No, mi ha dato, diciamo, come si chiamano, i whole notes, come si dice, i quarti indietro, quelle vengono prima dei quarti, la blanca. Come si dice in italiano? La nota di 4 quarti, di 2 quarti. Esatto, 2 quarti, no? 4 quarti, sì. La nota di 4 quarti, 2 quarti, un quarto e gli ottavi. Così, tutto quello lui mi ha insegnato una lezione. Domani, questi sono i sedicesimi, con le pause, tutto il giardino. Dopodomani, non so, in una settimana il libro è finito. Quello era il libro del primo anno, e in due lezioni noi abbiamo fatto quel libro, e lui mi portava degli altri maestri, mi diceva: guarda questo bambino, questo non sapeva leggere prima di ieri, ieri io l'ho insegnato a leggere, e questo ha finito questo libro, con due. Mo che facciamo il libro del secondo anno? Tu, Podemski, no? È uguale, lo abbiamo fatto un paio di mesi, una cosa così, e terzo. Ma a me mi hanno cacciato via dalla scuola, no? Alla fine dell'anno fuori, perché non sono mai andato a nessuna lezione, solo alla lezione di batteria. Io andavo 8 di mattina all'aula di batteria, fino alle 8 di sera, a studiare, imparare, io volevo imparare la batteria. Poi, dopo la tua esperienza a Cuba, dove già tu negli anni hai cominciato a lavorare, a suonare con tante orchestre importanti, sei venuto in Italia? Fine anni 80, se non sbaglio, primi anni 90. Sei 90, stato... l'anno 90, 90, dicembre del 90. È stata un'esperienza per te importante, a parte che hai lasciato mega un sacco di amici, perché hai mega lasciato un ricordo importante. Pazzesco. Mega importante. E... Mi si racconta spesso che tu stavi al Timba, dove insegnavi a Roma, e passavi il tuo tempo anche a studiare. Tu non uscivi mai di lì, suonavi sempre, studiavi sempre, io, andavi a fare concerti la sera. Quindi hai fatto una serie di anni di intensissimi di lavoro. Abitavo a 2 blocchi dal Timba, casa mia, in via Oderisi da Gubbio, e abitavo a 2 blocchi.
famiglia, la mia famiglia. Ivana, la segretaria, mi svegliava, perché io andavo a suonare la sera, andavo a letto alle 5 del mattino. Lei mi svegliava alle 11, mi diceva: negro, fra un'ora c'hai la prima lezione. Ivana, I love you. Tu, doccia, un ban, due blocchi, lezioni. Insegnavo 4-5 ore. Sì, avevo da suonare, andavo a suonare, se no rimanevo lì a studiare fino all'una, alle due mattina. Loro chiedevano che l'ultimo, perché erano anche sale prove, no? E gente veniva a provare, allora era aperto fino all'una, alle due. Io lì a studiare, sì, 2 anni e mezzo, bel tempo. Poi non so, questo è stato un po' l'inizio. Dopo 2 anni e mezzo potevo studiare forse 2 giorni a settimana, perché stavo a suonare con tutti da tutte le parti di Roma. Bello. E dopo questi anni, chiamiamoli, di investimento su di te, sei andato negli Stati Uniti, uh-huh, e lì è partita la tua carriera a livello internazionale, dove sì, nel giro di poco sei diventato la leggenda che tutti conosciamo adesso, anche se hai avuto un po' di problemi. Con Gonzalo Rubalcaba. Prima di venire in Italia io sono stato con Gonzalo Rubalcaba per 10 anni, e lì tipo lui il gruppo, se eravamo a girare il mondo tutti insieme, no? Il gruppo per 10 anni tipo. E poi sono venuto qui, e da qui in America. In America all'inizio tu sei entrato ma non avevi la green card, quindi avevi il problema, sì, no, che non potevi uscire, no? Ecco, non puoi uscire perché devi aspettare un anno. C'era una legge per i cubani che se arrivavi in Stati Uniti ti davano, c'hai il diritto alla residenza, ma per prendere la residenza deve essere un anno e un giorno dentro il paese senza poter uscire. E tu sei andato a New York? Sì. Che è la città della musica, dove avrai conosciuto un sacco di gente, ti sarei messo, sì, in gioco. Com'è stato il tuo arrivo a New York? Extra, mega extra fortunato. E io sono arrivato a New York, io ho chiamato Paquito de Rivera e Paquito mi ha detto: ma tu come sei arrivato qui? Dopo ti faccio la storia, ma domani che fai? Non so, vieni con me a Miami domani e facciamo un disco. E quel disco ha vinto Grammy quell'anno lì. Per cui il tuo nome sta iniziando a girare in il circuito della musica, diciamo. E lì poi New York è la musica. New York ci sono 100 di locali, tutti i tipi di musica, tutti i tipi di musica, musicisti di tutte le parti del mondo, no? Vivo ogni sera. È un posto dove ti stai alimentando, no? Ogni giorno, dalla mattina alla sera, tutto quello che tu vedi è ispirazionale, no? Si dice così? Sì, di ispirazione. Inspirational, no? Costantemente, sempre vivo. Dai. E la tua giornata ai tempi, quando sei arrivato a New York, com'era? Insegnavi, suonavi, studiavi? No, insegnavo nel Drums College, suonavo in città all'inizio, perché ho suonato di tutto un po', no? E ho fatto questo disco con Paquito, diciamo, il primo mese. Poi sono tornato a New York, Robbie Amin doveva suonare con Dave Valentin e non poteva farlo e mi ha raccomandato, io sono andato. Non so, ho fatto tre cose al mese, 4 mesi. Ma è un posto dove è facile collegare con tutti i musicisti. Veramente facile. Il guaio mio era che tutta la gente che io conoscevo, con chi potevo lavorare, erano gente che stavano a girare il mondo. E io non potevo uscire, no, dovevo stare in città, ma lì blues, pum, di tutto. Ma hai studiato anche con qualche musicista a New York o hai semplicemente imparato andandoli ad ascoltare le jam session nei locali? O proprio hai preso delle lezioni da qualcuno?
Boh, no, no. Io penso che quando io sono arrivato a Nuova York, più di tutto, dopo aver fatto 300 dischi a Cuba, aver suonato con Gonzalo per 10 anni, con altri, aver vissuto qui in Italia per 2 anni e mezzo, qui ho imparato e ho studiato, qui ho studiato meglio e più da nessun'altra parte in vita mia. No, io avevo il timba, loro mi hanno riato. Questa è la tua stanza. 2 batterie, un impianto, questo, tutte le condizioni e amore. Dai, poi tu vuoi studiare? Dai. E poi loro vedevano che io ero proprio una macchina. Io vivevo lì a 2 blocchi, te dico. Sì. Sì, non c'era. Non so, non c'ho niente da fare, o è troppo lontano, o no, 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 no. Vado. Ti sei immerso completamente in sì, questo. Sì, 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 vado, vado, vado. E tornando agli Stati Uniti, quando è stato il momento in cui hai potuto finalmente viaggiare e con chi? Quando è stata un po' la svolta per te a livello internazionale? Boh, Michel Camilo, che era da un anno, da 2 anni che stava tipo aspettando che a me mi davano i documenti. C'erano tanta gente durante, in queste, hasta un anno e mezzo, diciamo, 2 anni. Ma in questi 2 anni io ho lavorato con tutti lì dentro New York. Con tutti, no? Richard Bona. E io avevamo una jam che ci pagavano $40. Io abitavo a Brooklyn, $10 con la batteria, no? Fu andare a Manhattan e $10 la sera, alla fine a Brooklyn. Rimanevo con $20 che mi faceva 2 birre lì, mi bevevo 2 birre, fu zero. Ma benissimo, perché lì andavano tutti i musicisti di New York. Certo, e tutti quelli che manco erano di New York, che stavano a suonare a Blue Note, ai locali di gente di fuori, no? Loro alla fine tutti finivano lì. E lì io ho fatto dei miliardi di contatti, Richard, anche Richard è diventato Richard. Tra tutti gli artisti con cui hai lavorato, tantissimi e in vari stili musicali, c'è qualcuno con cui hai fatto più fatica a entrare in connessione a livello musicale? Non dico umano, dico proprio musicale, cioè entrare bene nella sua musica. No, 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 alla fine mi sa che è tutto personale, no? Il livello umano, perché musicalmente tu sai che si sarà, cioè tu chiami, ti chiamano perché stanno cercando te. Sì. No, sanno musicalmente che succederà e succederà da sicuro. E ti è mai arrivata qualche richiesta di adattarti o di suonare in un modo magari un pochino diverso da quello che tu avresti voluto? Sì, sì. Tanto. E l'hai accettato? O sicuro, tu, i compositori, loro vogliono sentire la sua musica della maniera che l'hanno concepito. No, o sea, sicuramente ti chiamano perché tu hai l'abilità e la musicalità di suonare quello che loro vogliono sentire. Ganarti, guadagnarti la libertà di loro avere la fiducia che quello che tu senti dello strumento sarà meglio perché tu suoni quello strumento. Sì. La fiducia, no, allora, di lasciarti libero. Esattamente, di vai, vai, suona. Perché come io non le posso dire, non le potrò dire mai un chitarrista come suona. Lui è chitarrista, ma mi immagino che ha da vedere poi con il carattere di ognuno, no? Io generalmente sono un sacco di amici, no? Sì, boh. E poi, non so, musicalmente mi interessa o non mi interessa, no? O musicalmente a lui le interesso io o non le interesso.
Mi racconti del tuo periodo con Zucchero, che l'altra volta non abbiamo parlato. Con Zucchero. Com'è stata l'esperienza, com'è stato... Lo conoscevi quando hai cominciato a lavorare con lui, tanto per cominciare? Perché lui è sicuramente un artista famoso all'estero. Sapevo chi era, sicuro. Tutti sanno chi è Zucchero nel mondo. Zucchero è stato bellissimo. Zucchero è un professionale, prima di tutto, è un professionale, come dicete voi, della Madonna. E quello è bellissimo, perché ogni sera suona da Dio, ogni, tutto è, sta bene, no? in posto che si deve essere, senza dittatura, sai, senza imporre niente, tutto super smooth, e suono, e poi Adriano, suonare con due batterie con Adriano. Io ho avuto un gruppo prima di due batterie con Roby Amin, anzi che abbiamo un CD dal vivo a Umbria Jazz. Il Negro e Roby live a Umbria Jazz, che lo raccomando. E lì con Adriano, oggi parlavamo di quello, due batterie e tre percussionisti. Era proprio una molle di ritmo. Sono, e sono potente e groovy, super groovy e potente. Sì, sì, era una macchina. E lì come gestivate gli arrangiamenti delle parti? Avevate una persona che vi dava delle indicazioni o facevate un po' tra di voi nella sezione ritmica? No, lui ci ha dato la proprio vai. Io voglio sentire che è funky, che mi muove, che io ballo. Io voglio sentire che voi mi fate ballare. Molti sono interessati a capire come studi. Ho anche visto oggi le domande che ti sono state fatte. Molte riguardano come studi, cosa studi, come hai studiato, che tecnica usi qui. Tu però parli sempre invece di suonare, di musica, di improvvisazione, di ascolto. Quando hai cominciato a smettere di studiare in maniera formale e sei diventato libero da questa cosa, per così dire? Da che cosa? Dallo studio, nel senso il metodo, il libro, il pattern. Quando è che hai cominciato a sentire questa libertà di sederti sulla batteria e lasciare andare il tuo modo di suonare? Bella domanda. Dall'inizio della carriera professionale, no? Da lì da 20 anni, ai 20 sono entrato con Gonzalo, da lì in poi un po' studiavo quando potevo perché stavamo sempre in giro e poi qui a Roma ho diciamo ritomato un paio di libri, qui a Roma mi sono studiato bene. Gary Chester, per esempio, che è un libro dalla Madonna, se lo raccomando a tutti, coordinazione per il funk, per il pop, il world music, sai, ma funk. Un libro geniale. E poi finito lì, non più libri, poi studiare a lasciare andare. Questo non va, allora rimango qui. Fino a che va. Quando parli di Gary Chester parli di New Breed, no? Sì, New Breed. New tu l'hai Breed. Studiato dove c'è tantissima anche coordinazione, anche quel libro se lo fai in tutti i modi in cui viene consigliato e diventa. Tu l'hai fatto anche col canto, cioè col counting vocale. Certo. Quindi per te il cantare nell'aiutarti a studiare il counting è importante nello studio? Sì, quello è il, diciamo il quinto elemento, no? Della coordinazione, i due piedi, le due mani e l'orecchio aperto, cioè a quello è l'orecchio aperto dopo e attraverso il cantare studiando la coordinazione, cantare o contare, anche contare è raccomandabile. Nel tuo però regime, chiamiamolo di non proprio di studio, di pratica, di suonare, so che tu dedichi anche tanto tempo ancora alla parte delle mani, ai rudimenti,
Mi raccontavi che in questo periodo di chiusura, di pandemia, Sì, hai dedicato diverse ore al giorno allo studio, solo la pratica sul practice pad. è bello anche, bellissimo, no? È importante, tutti questi esercizi e bisognano tempo, questo, e a me almeno mi toma tempo, non sentire andare con la tranquillità, diciamo, la leggerezza, quello bisogna dargli, è tempo, ore di volo, ore di volo. Sì. Ma a me mi piace, per me poi è il calcio, no? Calcio e pratica. Parlando della nuova generazione dei musicisti cubani, chi potrebbe essere il futuro Horacio Hernandez, secondo te? Oh, no, ma io non chiedo per un futuro razionale, io chiedo per nomi che si fanno anche con il loro suono, con la loro, che ci stanno. No, è pronto, voi pronto avrete qui in Italia vicino un prospetto, un grande prospetto della batteria cubana, Rodney Barreto. E lui un po' ha fatto tutta la carriera che si può fare a Cuba, tutta. Ha suonato con tutti, con Ciuccio, con il registrato, c'ha il suo DVD, è uscito appena. È bello vedere che si sarà in quel mondo lì, mischiando musica di tutto il mondo con voi. L'altro ieri mi hanno fatto un'intervista a Cuba e mi hanno chiesto che puoi dire dei musicisti giovani, no? Dei musicisti giovani. E io l'ho detto, era un po' uno scherzo, ma era un po', non era uno scherzo, ma era uno scherzo. Ma non era uno scherzo, ma era uno scherzo, no? Mi hanno detto, che credi dei giovani musicisti cubani? E l'ho detto, ma sa, qui a Cuba ci sono una marea dei ragazzi bravissimi, l'unico problema è che sono tutti cubani. Sì. No, io vengo un po' da New York, dove in New York tu trovi un turco, un non so, un senegalese, un francese, due italiani, un cino e un canadese. No? E tutto quello porta altri suoni, altre scuole che non sappiamo a casa. No. È bello. No. Quindi il consiglio che dai in generale, al di là dei ragazzi cubani di cui parlavi, è proprio quello di uscire fuori da. Boh, anche dipende di ognuno di noi. No? A me mi piacciono tutti i tipi di musica, io penso che ci sono due tipi di musica. La musica buona e la musica brutta. Non importa se è rock, se è jazz, se è fusion, se è funky, se è musica cubana, c'è brutto e c'è bello, da tutte le parti, no? Ma può darsi che c'è qualcuno che le piace solo il jazz, va bene anche, auguri, no? E oltre alla batteria suoni anche altri strumenti? O pensi che sia importante saperli suonare oggi come No, not really, not really. No, mi piacerebbe tanto. Un'altra volta non c'è tempo, io non ho tempo per studiare quello che a me mi piacerebbe studiare, non ho tempo. Il giorno finisce, dico, mazza, è finito il giorno. E l'altro giorno mi sveglio e sempre alla fine del giorno dico, Madonna, è finito e ancora dovevo fare qualcosa, questo esercizio, questo. Boh, adesso abbiamo il vantaggio dello studio a casa, no? Tutti abbiamo lo studio a casa e poi si registra più di mai, penso. Sì, beh, tutti facciamo un brano, fammi due brani, fammi un altro disco.
Quando ho intervistato Simon Phillips mi ha raccontato che non ha mai lavorato tanto in studio come nel periodo della pandemia. Esattamente. Anche per te? Anche io. E le registrazioni che fai a casa le gestisci interamente tu o hai un fonico che ti si No, io. E non so tanto di elettronica, no? Un po' non mi va, veramente. Io sono del tempo di quando è fonico, è fonico. Il produttore è il produttore. Non so, l'arrangiatore è l'arrangiatore, e questo è quello. Adesso è tutto è uno, un tipo è l'editore, fa il video, suona la batteria. Sì. E poi un po' che mi sono scocciato, io avevo a casa anche prima, anni fa, uno studio, no? Il piano di coda, questo, tutto, uno studio registrazione. E un giorno sono tornato in Giappone e ho detto, ma che faccio io qui? Io vado in spiaggia, io vado a vivere sulla spiaggia, perché comunque io vengo a casa una settimana ogni due mesi, meglio, vengo a casa e me faccio il bagno alla spiaggia e poi riparto, no? Studio registrazione, ecco, e delle volte tornavo in Giappone e non entravo a casa. Andavo allo studio per vedere, che mi ricordavo di un basso che ancora non suonava bene, che gli doveva dare un po' di più del compressore, sai, una cosa che si chiama, ma che basso, che compressore, tu non sei, se tu non fai suono, tu sei proprio matto, vai sulla spiaggia, e lì la fine, no? E adesso Jacopo Fraporti mi ha sistemato lo studio a casa, lui lo ha sistemato. A Cuba. A Cuba. E suona così bene il posto. Io penso che noi batteristi sentiamo il posto, no? E facciamo suonare il posto bene. E più tempo ci siamo, e meglio suona il posto, perché noi stiamo suonando al volume che il posto ci chiede di suonare. Sì, esattamente. Faccio vedere, dai, chi è lui, lo possiamo vedere. Sì, eccoli. Orazio, io guarda, ti ringrazio davvero per questa chiacchierata. È un piacere, è stato un piacere conoscerti. Un sacco di gente, non sai quanta gente mi ha parlato di te qui in Italia, molte persone che ti hanno conosciuto, da Alex Battini a Maurizio Lazzaretti. Tanti amici, famiglia. Io dico che io ho il mio cuore è 50% cubano, 25% italiano e 25% di New York. Orazio, grazie di cuore e ci vediamo alla prossima. Prego, Corrado. Grazie. Orazio. Il campanaccione. Bella campana quella. Questo me lo devi autografare. Come lo autografo? Hai già autografato dentro, ma insomma. Dove suoni tu? Non lo suonerai. Dove? Lo suonerai o no? No, sì. Non lo suono più. Sicuro? Vabbè, lo suono. Più, ma dove lo suoni? Della parte stretta o della parte... Non sapevo neanche che c'era una parte stretta e una parte curva. Questa, ragazzi... Vedi? Allora, dammi un consiglio. Vedi? Spiegami cosa cambia a livello di suono. Cambia che si usi la campana sopra la casa, dritta così, perfetto. Ma si usi la campana di lato, come un timbal. Grazie, questa... Voi la sapevate? No, io non lo sapevo. Vedi, allora non sono solo, eh? Non lo sapevo. io lo so che c'hai i due lati. È che tu non sapevi manco che era un timbal. Senti, firmava tutte e due le parti, poi ci penso. Anche sul lato. Dai, lascia il tappo, vai. Che colpa. Questa era chicca, ragazzi. E non la metto su eBay, promesso. Dagliela a Jacopo, grazie. La mette su primo. Dice che in 4 anni vale 500.000.